26 novembre 2022. Madonna di Zaro. Ultimo messaggio. Da Simona e Angela. Mamma aveva un volto triste e occhi pieni di lacrime. Purtroppo non un bellissimo messaggio quello che le due veggenti ricevono il giorno 26 novembre 2022 a Zaro, in Italia. La Madonna è apparsa ad entrambe le veggenti ed era molto triste, affranta, piena di lacrime e ha chiesto di pregare tanto a causa dei tempi difficili che stiamo vivendo e per quelli che stanno per arrivare. Come accade spesso, le due veggenti hanno descritto prima la Madre di Dio, che loro chiamano mamma, e poi hanno descritto come era vestita e i gesti che compieva. Infine, come solitamente Angela e Simona fanno, hanno pregato insieme a lei, alla Regina dei Cieli. Messaggio da Simona. Ho visto mamma, era tutta vestita di bianco, sul capo un velo bianco e la corona di 12 stelle, le mani giunte in preghiera e tra di esse una lunga corona del Santo Rosario fatta come di gocce di ghiaccio. I piedi di mamma erano scalzi e poggiavano sul mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli miei, vi sono accanto in questo giorno così triste. Vi amo di un amore immenso e voglio vedervi tutti salvi. Vi prendo per mano e vi conduco a Gesù. Lasciatevi guidare, figli miei. Figli miei, questi sono tempi duri, ma anche tempo di attesa e di grandi grazie. Pregate, figli, pregate. Figlia, prega con me. Ho pregato a lungo con mamma, poi mamma ha ripreso il messaggio. Vi amo, figli miei, di un amore immenso, e voglio vedervi tutti salvi. Aprite i vostri cuori al Signore, lodatelo e pregatelo. Figli miei, non allontanatevi dai santi sacramenti. Piegate le vostre ginocchia dinanzi al Santissimo Sacramento dell'altare. Pregate, figli, pregate. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Messaggio da Angela. Questo pomeriggio la mamma si è presentata tutta vestita di bianco. Anche il manto che la avvolgeva era bianco, ampio, sottile, e lo stesso manto le copriva anche il capo. Sul capo una corona di 12 stelle. La Vergine Maria sul petto aveva un cuore di carne coronato di spine. Aveva le braccia aperte in segno di accoglienza. Nella mano destra una lunga corona del Santo Rosario, bianca come di luce, che le arrivava quasi fin giù ai piedi. I piedi erano scalzi e poggiavano sul mondo. Il mondo era avvolto da una grande nube grigia. Mamma aveva un volto triste e i suoi occhi erano pieni di lacrime. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, vi amo e sono sempre con voi. Oggi mi unisco alla vostra preghiera. Figli, vegliate con me, pregate con me. Tendetemi le vostre mani, afferrate le mie mani e camminiamo insieme. A questo punto la mamma mi ha indicato il suo cuore con l'indice della mano destra. Ho iniziato a sentire il battito del suo cuore, prima piano, piano, poi sempre più forte. Il volto della Vergine Maria era molto triste e i suoi occhi erano pieni di lacrime. Dopo un breve silenzio mi ha detto: «Figlia, preghiamo insieme». Abbiamo pregato a lungo, mentre pregavo con lei, davanti ai miei occhi, uno scorrere di varie visioni. Poi la Vergine ha ripreso a parlare. Figli, anche quest'oggi vi chiedo preghiera. Preghiera per questo mondo sempre più avvolto dalle forze del male. Vi chiedo preghiera per la mia amata Chiesa, preghiera per l'intera umanità. Pregate per tutti coloro che in questo momento stanno vivendo nella prova e nel dolore. Figli, vi prego, ritornate sulla via del bene e dell'amore. Spalancate i vostri cuori a mio figlio Gesù, unico e vero bene. Figli, Gesù vi ama. Per voi è diventato uomo dei dolori. Per voi ha dato la sua vita. Mentre la Vergine parlava,
Vedevo scene della passione di Gesù. Figli, il mio cuore è straziato dal dolore nel vedere che voi tante volte vivete come se lui non esistesse. Gesù vi ama, Gesù è vivo e vero nel Santissimo Sacramento dell'altare. È lì, silenzioso, che vi aspetta e il suo cuore palpita d'amore per voi, giorno e notte. Vi prego, figli, amate Gesù, pregate Gesù, adorate Gesù. Il mio cuore è ferito nel vedere che in tanti vivono nell'indifferenza. Vi prego, ascoltatemi. Figli, se sono qui è per istruirvi e per aiutarvi. Il mio desiderio è quello di potervi salvare tutti. Sono qui per l'immensa misericordia di Dio. Io vi indico la via, poi sta a voi scegliere. Oggi mi chino su di voi, prego con voi e per voi. Io sono sempre accanto a ciascuno di voi e non mancherò mai di farvi sentire la mia presenza materna. Figli, pregate, pregate, pregate. Poi la Vergine Maria ha dato la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.